Ciao, in questo video affrontiamo un argomento molto spesso maltrattato, vale a dire i fusibili, il dispositivo che tutti quanti pensiamo che magicamente possa salvare le nostre apparecchiature elettriche. Come sempre, se il video ti piace e ti è utile, metti mi piace sotto e iscriviti al nostro canale. Logicamente, noi occupandoci di automazioni per cancelli e serramenti in generale, e porremo la nostra attenzione sulle centrali che normalmente hanno i fusibili, ma la trattazione è generale e si applica anche a altre schede elettroniche, qualsiasi scheda elettronica che possegga un fusibile di protezione. Allora, prima capiamo che cos'è un fusibile. Un fusibile, ne esistono di diverse forme, ma generalmente diciamo questo qui è quello più comune, è un dispositivo che ha un filo, un piccolo filamento che è saldato a due estremità metalliche. Questo filamento ha uno spessore tale, diverso a seconda del valore che è indicato sul fusibile, per il quale quando la corrente che lo attraversa è eccessiva, lui si brucia, praticamente interrompe il flusso. Quindi è molto importante leggere il valore che c'è scritto sul fusibile per sostituirlo con uno analogo. Come puoi vedere dalle immagini, il valore è scritto su una delle due estremità metalliche del fusibile. In una è 8A e c'è scritto F8A, nell'altra è 630mA e c'è scritto F630mA, che sta per mA. Ora dobbiamo chiarire due caratteristiche fondamentali dei fusibili. La prima è proprio il valore, quindi se io ho un fusibile da 8A, per dire che si è bruciato, dovrò sostituirlo sempre con uno analogo. Più alto rischierebbe di bruciare la scheda perché non salta se passa una corrente più grande, più piccolo si brucierebbe sempre il fusibile perché evidentemente se è stato messo da 8A la corrente massima che può scorrere in quel punto è vicino agli 8A. Quindi se inserisci un fusibile troppo grande, rischierai di bruciare la scheda, come dimostra il seguente video. La seconda caratteristica risponde alla domanda che fanno tutti: ma com'è possibile che la scheda si sia bruciata se c'è un fusibile? La seconda caratteristica è il tempo nel quale si brucia questo filamento, vale a dire quando passa la corrente, in quanto tempo interrompe il flusso il fusibile. C'è un piccolo tempo che va dai millisecondi ai microsecondi addirittura. Non si può bruciare istantaneamente perché altrimenti, senza entrare troppo nel tecnico, la nostra corrente di casa è piena di piccoli picchi di corrente istantanei. Se si bruciasse subito, praticamente cambieremmo il fusibile ogni ora. Quindi in quel piccolissimo lasso di tempo che il fusibile fa passare questa, diciamo, extra corrente, è possibile anche che la scheda in qualche modo possa essere danneggiata. Quindi che una scheda elettronica abbia un fusibile in ingresso o un fusibile a protezione di un circuito non certifica il fatto che la scheda possa salvarsi sempre se c'è qualche problema. Ricapitolando quindi, quando si brucia un fusibile che cosa dobbiamo fare? Questo è l'esempio con una centrale, diciamo, per cancelli automatici. Noi dobbiamo togliere logicamente il fusibile, vedremo che è bruciato perché o sarà nero addirittura, oppure vedremo che il filamento è interrotto. Andremo a leggere il valore come abbiamo visto prima e lo sostituiremo con uno dello stesso valore e poi richiuderemo, diciamo, e lo ricollocheremo nel suo portafusibile. Ok, un'ultima considerazione: se si brucia un fusibile non è detto che il problema sia prima della scheda, cioè l'ingresso della corrente troppo alta perché l'Enel magari ha mandato in quel momento più corrente o un fulmine, ma potrebbe essere qualcosa che è a valle del fusibile. E adesso entriamo nello specifico delle centrali per automazione. Potrebbe essere un assorbimento anomalo che è dovuto al trasformatore, alle fotocellule, al lampeggiante, al motore. Quindi noi dobbiamo individuare anche la causa per la quale è saltato il fusibile, altrimenti rimetteremo il fusibile e salterà di nuovo, se siamo fortunati. Se lo facciamo troppe volte questo gioco, rischiamo, anzi quasi certamente romperemo la scheda.